DaVinci Resolve, come rendere un video bianco e nero. Lo vediamo subito rimandandovi alla guida completa, il tutorial, il corso gratuito di quasi 2 ore che ho realizzato proprio su DaVinci nel caso in cui non conosciate ancora bene questo software di video editing strepitoso, probabilmente il migliore sulla piazza. Non lo so, non mi voglio sbilanciare a tanto. Ad ogni modo, sicuramente un bel pezzo di software. Come si fa a rendere una clip bianco e nero su DaVinci Resolve? Ve lo spiego non con uno, ma con ben 2 metodi. Uno semplice e uno avanzato, se volete tirarvela con i vostri amici e delle vostre amiche. E se voi ve la tirate così, non so che begli amici avete a disposizione, se vi basta questo per vantarvi con loro. Vi servono 2 pennuti, un pappagallo e un'aquila. Useremo prima di tutto il pappagallo perché è quello più colorato e ci permette di vedere delle cose del colore. Partiamo subito quindi con il metodo semplice. Come si fa a rendere una clip bianca e nera su DaVinci? La selezioniamo in questa maniera e ci spostiamo nella scheda Color Correction. Tutto quello che faremo oggi sarà nella scheda Color Correction. Lavoreremo non a caso sulla color correction in DaVinci, cioè dobbiamo correggere del colore. E dico se la volete veramente approfondire, ecco che abbiamo un altro corso gratuito della durata di oltre 2 ore, 2 ore e mezza, che ho tenuto, anzi l'ho tenuto, che ho fatto finta di tenere insieme a colui che lo ha tenuto davvero, Matteo Piazzalunga, un vero professionista del video editing nonché un docente. E lui ci ha spiegato tutto quello che dobbiamo sapere sulla color correction. Torniamo nel nostro DaVinci. Una volta che siamo nella scheda color correction, andiamo a selezionare lo strumento color wheels. E se già vi è venuto un po' di male di vivere a vedere tutti questi comandi, vi rassicuro, non vi preoccupate, ce ne serve soltanto uno, ovvero ci serve la saturazione. Questo numerino qui, piccolo, anonimo, che vediamo lì, piccolo piccolo, in un angolino, in realtà guardate quante cose ci consente di cambiare. Lo selezioniamo tenendolo premuto e ci spostiamo a sinistra per togliere colore alla nostra immagine fino a 0, e con lo 0, magia delle magie, abbiamo ottenuto il bianco e nero. Abbiamo già finito. Ecco che la clip è in bianco e nero. Spostandolo verso destra, guardate che aumentiamo, che aggiungiamo del colore alla nostra immagine. Il valore di default è 50, tenetelo a 50, così come già lo troverete se non volete fare delle modifiche. Spostatelo a sinistra e quindi a 0 se volete mettere la vostra clip in bianco e nero. Andiamo a vedere se la nostra clip è diventata bianca e nera. Eccola qua, siamo tornati nella scheda Edit ed ecco che la nostra clip è in bianco e nero. E chi non ama i pappagalli è una brutta persona. Torniamo però nella nostra scheda Color Correction. Rimettiamo la saturazione a 50, così come mamma l'ha fatta. Eccoci qua, perfetto. E andiamo a vedere adesso il metodo avanzato. Eh sì, perché in realtà solo i principianti fanno il bianco e nero in questa maniera. Quelli bravi, categoria di cui io non faccio parte assolutamente, sapete che sono un cialtrone, io le cose le imparo mentre ve le faccio vedere. Quelli bravi utilizzano quest'altro strumento, RGB, RGB Mixer. Prima eravamo, ripeto, in Color Wheels, questo pulsante qua, RGB Mixer. Ed ecco che noi con questo strumento possiamo andare ad aggiungere e togliere colori alla nostra immagine. E se gli diciamo che questa immagine la vogliamo monocrome, non lo so come si dice, ditelo come vi piace, guardate, non solo otteniamo l'immagine in bianco e nero, ma possiamo definire dei 3 colori primari quale deve risaltare di più e quale di meno. Attenzione, l'immagine sarà sempre in bianco e nero, ma noi possiamo scegliere quale dei colori deve essere più forte, più acceso. Vi faccio un esempio concreto, guardate, la testa del pappagallo è blu, benissimo, noi possiamo aumentare o diminuire la luminosità del blu. Vedete che cambiano anche tutti gli altri colori? Eh sì, perché noi stiamo andando a lavorare in proporzione rispetto agli altri
E quindi se io sposto il blu tutto in alto, vedete che la testa del pappagallo, che è blu, risulterà praticamente bianca. Se io la sposto in basso, ecco che risulterà nera. Quindi io posso aumentare o diminuire l'intensità, per essere più corretto, più che la luminosità. Vedete? Molto intenso, molto poco intenso. Andiamo a vedere anche il corpo del pappagallo, per esempio, che è verde. E guardate, se io lavoro col verde, ecco che il corpo diventa bianco e così diventa nero. Ho lavorato sul verde per farlo risaltare, così come posso fare sul rosso. In questo caso non ho dei veri e propri elementi rossi, però in tutti i colori è presente un po' di rosso, come nella vita di tutti noi. C'è sempre un po' di rosso nelle nostre vite, vedete? E voi direte, ok, però che schifezza è questo bianco e nero? Non riesco a regolarlo in maniera raffinata con questo strumento. Beh, un po' è vero, perché servono delle competenze per farlo, ma un po' è anche vero che questo pappagallo non si presta molto bene a questo genere di operazioni. Se noi prendiamo invece un'immagine un pochino meno colorata, che potrebbe essere un essere umano oppure un'aquila, spero che voi abbiate un'aquila a disposizione, se non l'avete cosa siete qui per fare? Cosa fate video editing a fare senza aquila? Selezioniamo la clip dell'aquila, ci posizioniamo qui in modo da poterla vedere e torniamo nella sezione color correction e adesso guardate, siamo ancora qui nell'RGB mixer monochrome e vedete che in questo caso se noi giochiamo senza andare a esagerare, cioè non è che dobbiamo fare chissà che cosa con questi valori, però guardate che in questo modo invece abbiamo la possibilità di essere molto più raffinati nel rendere bianco e nero questo soggetto e guardate che è molto effettivamente più carino l'effetto che possiamo ottenere. Per esempio io potrei voler diminuire un po' il rosso, in questo modo l'aquila risulterà abbastanza contrastata, diamogli un po' di verde e giochiamo così, teniamo il blu un pochino più in basso in questo modo, un po' meno intenso. Vedete che effetto carino che abbiamo ottenuto? Siamo riusciti in maniera molto più raffinata a fare un bianco e nero molto più bello. Andiamo a togliere il monochrome. Ricordatevi come questa immagine, casomai tornate indietro nel video a guardarla dopo, perché ve la voglio far confrontare con quella delle color wheels saturazione. Vedete? Certo, non è che abbiamo chissà stravolto chissà che cosa, però siamo riusciti in maniera più raffinata a lavorare sul nostro bianco e nero. A questo punto giocate voi e decidete voi come volete regolarlo in base alle vostre preferenze. Ecco qua, torniamo in questo caso. Guardate che carino, molto molto bello. Che dirvi? Se non grazie per avermi seguito fino a qui, vi ricordo che su ciraulo.me trovate tutti i modi per fare delle cose belle con me, ci sono i corsi, ci sono le community riservate, quelle su Patreon, potete supportare il canale, ma potete anche poi entrare nella community per migliorare il vostro modo di creare contenuti digitali. Ci sono anche le mie consulenze se volete che lavoriamo insieme. Io vi super, mega ringrazio, vi ricordo di aggiungere nei commenti se ho commesso delle imprecisioni, se ci sono delle cose utili che volete dire. Io cuoricizzo sempre i commenti che aggiungono valore al mio video, quelli sono i più importanti, sono quelli che adoro. Mi raccomando sempre con educazione, ma non c'è bisogno che ve lo dico perché siete una community molto molto di valore. Vi ringrazio ancora e vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial.